Ci siamo. Ma questo lo vedremo dopo la sigla. E per cominciare questo video sulle 5 curiosità faentine, partiamo dalla piazza della Legna, siamo nel Palazzo Zaulinaldi. Ci sono due cose, due piccoli simboli che solo stando attenti e conoscendo magari la storia di questo palazzo si possono notare. Il primo si trova in questo pilastro ad angolo e, come potete vedere, rappresenta una veccia in pugno. Per l'altro andiamo dall'altra parte del palazzo, verso Corso Matteotti, e scopriamo che cosa simboleggia, che cosa rappresenta. Il secondo invece si trova qui in quest'altro pilastro dall'altra parte del palazzo e rappresenta tre colli con una rosa sulla cima. Questi due simboli, la veccia in pugno e i tre colli con la rosa, non sono simboli casuali, ma sono i simboli effettivi della famiglia Zaulinaldi, proprietaria del palazzo, e possiamo vedere il simbolo della famiglia in questo blasone. Il palazzo risale al 1629 e prese il posto di un'antica locanda del Leon d'Oro che apparteneva a dei conoscenti dei Manfredi. Ma spostiamoci verso la seconda curiosità faentina e andiamo verso la piazza della Molinella, dove parleremo di finestre e di quadrifore. La seconda curiosità riguarda un elemento che però forse non riuscirete a vedere. Allarghiamo un attimo l'inquadratura e scopriamola. Ecco, adesso sicuramente riusciamo a vederla. La protagonista della nostra seconda curiosità faentina è la quadrifora di Piazza della Molinella. Non solo lei, in realtà c'è anche una pentafora nella Sala delle Bandiere, nel caso un giorno andrete in comune. Questa quadrifora, questa pentafora, sembrano molto antiche, danno un tono di antichità al palazzo comunale, ma dovete sapere che in realtà sono state costruite semplicemente nel 1872-73. Da chi? Dall'ingegnere Achille Ubaldini, ingegnere comunale dell'epoca, che stava facendo dei lavori alloggiato del podestà. Durante quei lavori l'ingegnere Ubaldini scoprì all'interno del muro, ancora murate, i grandi finestroni del palazzo del podestà, che erano ormai stati dimenticati. Chiese al comune il permesso di poter asportare da questi finestroni, ancora imprigionati dentro agli intonaci dei secoli, tutti gli elementi lapidei e le colonnette ancora integre, per realizzare appunto questa quadrifora e questa pentafora, che quindi sono curiosamente realizzate con elementi antichi, mentre i finestroni del Palazzo del Podestà sono realizzati con elementi ricostruiti poi all'inizio del Novecento. Questi qui ci serviranno per la prossima curiosità. Eccoci arrivati alla terza curiosità, siamo nella discesa delle mura cappuccine e appunto questi fittoni, questi due fittoni sono i protagonisti della nostra terza curiosità. Sono dei fittoni in ghisa che abbiamo visto prima in via Castellani. E cosa sono? Beh, vediamo che sono dei bei fittoni, sono dei fittoni molto in stile ottocentesco, proprio perché sono dei fittoni che risalgono effettivamente all'Ottocento. Quelli in via Castellani e anche altri che si vedono in giro della città sono in realtà delle copie di quelli originali realizzati alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Questi qui invece, questi due fittoni, sono quelli originali, sono quelli che, dai quali il comune ha preso ispirazione per poter realizzare le copie. Questi due, tra l'altro, si trovavano non qui, qui si trovavano circa dal 1930, prima si trovavano nella zona di Porta Ravegnana, proprio davanti a Porta Ravegnana, come potete vedere in questa fotografia d'epoca, e proteggevano i passanti per evitare che cadessero nei fossati che si trovavano di sotto. Nel 1930 poi i fossati sono stati chiusi, interrati, e i fittoni invece sono stati riciclati e portati qui in via Cavour, dove si stava aprendo la breccia nelle mura. Ci spostiamo adesso verso via Castellani di nuovo, dove incontreremo qualcos'altro, ma andiamo a vedere. Adesso muoviamoci verso questa quarta curiosità faentina.
Ed eccomi arrivato qui in via Castellani, me l'ero scordata, l'avevo persa. Siamo in via Castellani numero 14 e questa è la quarta curiosità faentina, che forse conoscerete già in molti. Questa I nera con cerchio bianco è un ricordo della Seconda Guerra Mondiale ed è stato recentemente restaurato dal Rotary Club. Questo qui in particolare indicava la presenza di un idrante qui a terra che poteva essere utilizzato in caso di incendio e di bombardamento aereo. Questa però non è l'unica rimasta a Faenza, ce ne sono altre che potete vedere in questa mappa che vi ho messo, nei quali sono indicate appunto le altre indicazioni. E appunto non era solo qui, ma anche in altri punti, sono rimasti anche in altri luoghi di Faenza. E non sono solo delle lettere, ma anche dei cerchi tricolori che indicavano, queste sì, la presenza proprio di un rifugio vero e proprio. Molti di questi segnali sono scomparsi nel corso dei decenni con le ritinteggiature degli edifici, come possiamo vedere in quest'altra foto che indica la zona di via Campidori, nella quale presento un'altra I come questa. Ma non indugiamo oltre e andiamo verso via Sarti, la piazzetta Carlo Zauli, dove parleremo dell'ultima curiosità faentina che riguarda sempre delle scritte sui muri molto particolari. Andiamo a vederle. Eccoci arrivati alla quinta ed ultima curiosità faentina. Siamo fra via Sarti e via Emiliani, nella cosiddetta piazzetta Carlo Zauli, in un'area un po' sconosciuta, magari un po' minore, vicino al Duomo, nella zona del Rione Nero. La quinta curiosità riguarda due scritte minori, due graffiti dell'epoca, potremmo dire, che sono questi. Viva Gilera, che è là sopra, e Viva il Torino, che è qui alla mia destra. Sono entrambe state realizzate nel 1948. Viva Gilera è stata realizzata da Fabrizio Poletti, che abitava in via Emiliani, quindi a neanche 50 metri da qui. Mentre Viva il Torino fu realizzata da Ero Stabanelli, che abitava sempre in via Emiliani. Viva Gilera, in particolare, si riferisce al Gran Premio delle Nazioni, che si svolgeva all'epoca nel circuito del Viale dello Stradone, via Firenze, Viale Marconi e via Canal Grande. Una gara di moto che per l'epoca a Faenza fu molto importante. Viva il Torino invece si riferisce al Grande Torino, squadra che alla fine degli anni 40 era ai vertici del campionato italiano. E con queste due ultime scritte, questa quinta curiosità faentina, si conclude il nostro primo video della seconda stagione riguardante questa interessante rubrica sulla storia minore di Faenza. E quindi vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.